basta la stagione delle deleghe, un impegno di ognuno, ognuno con le proprie responsabilità ci mette la faccia, si impegna per liberare le coscienze di questa città e fare una comunità di convivenza non fondata sulla paura ma sull'accoglienza e la solidarietà. Anche quest'anno a Napoli si è celebrato il rito dell'Immacolata in Piazza del Gesù. Dopo la messa delle 11, la cerimonia alle 12 è stata officiata dal cardinale Crescenzio Sepe alla presenza del sindaco Luigi De Magistris. Ogni anno la città di Napoli rende omaggio alla Vergine Maria con l'offerta di un fascio di rose bianche, simbolo di purezza, alla sua statua in rame che sorge in cima all'obelisco attraverso i vigili del fuoco che quest'anno si sono recati fin sopra salendo a piedi. La guglia dell'Immacolata, un obelisco in marmo che è uno splendido esempio del barocco napoletano, un tempo era chiamato della Trinità Maggiore e fu realizzato solo con le elemosine dei cittadini devoti alla Madonna, per passare poi in proprietà alla città di Napoli dopo il concordato del 1818. Ed il sindaco quindi rende omaggio alla Vergine come rappresentante della proprietà della guglia e del suolo. Grazie. Va bene.